A questo punto possiamo anche iniziare la configurazione del CC3D, ma prima di questo dovremmo fare qualche cosina sulla nostra radio. Perché? Perché abbiamo installato una ricevente nuova che non è abbinata alla nostra radio, quindi dobbiamo accendere la nostra radio, creare un modello nuovo, perché il modello per esempio adesso che ho sulla mia radio è un modello di un elicottero che non va bene per questo quadricottero. Ovviamente la creazione del modello e il binding dipende dalla vostra radio, la vostra ricevente, dovete seguire le istruzioni della vostra radio. Per quanto riguarda la Horus è molto semplice, basta andare su System, schiacciare il bottone e andare a dirgli Create, crea modello. Adesso mi sta chiedendo che modo voglio utilizzare, io piloto in mod 2, quindi lascio selezionato il mod 2, clicco invio e mi dice se voglio un aeroplano, voglio un elicottero, un aliante o un multirotore. Scelgo il multicopter, che è il multirotore, e vado a dirgli il nome, questo lo chiamiamo Tank. Per quanto riguarda la fotografia, scelgo una fotografia che ho fatto, questa, e gli dico ok. A questo punto devo andare a fare il binding o l'abbinamento con la mia ricevente, e l'abbinamento è molto semplice, devo andare in RF System, accendo ovviamente la radio, se no non funziona, scelgo il tipo di ricevente che ho e il modo che devo fare il binding. Questo è un modello di ricevente che accetta il modo D16, quindi è una 16 canali. Per quanto riguarda il numero consecutivo non è un problema, questo qui lo gestisce in automatico la nostra radio. Vado su stato e gli dico che deve essere in stato binding. Mi chiede che tipo di ricevente è, da 1 a 8 canali, da 9 a 16 senza telemetria, ed è una ricevente da 9 a 16 canali con telemetria. Seleziono e adesso è in modalità binding. Se collego la mia batteria vedete che accende una luce rossa, e questo perché non è abbinata la ricevente, quindi non è adesso collegata alla mia radio. Per fare ciò è molto semplice, in questa diciamo in questa ricevente devo schiacciare, tenere schiacciato un bottone che c'è sulla ricevente. Mentre lo tengo schiacciato devo collegare la batteria e vedete che la luce verde è fissa, invece la luce rossa lampeggia. A questo punto posso togliere lo stato di abbinamento dalla mia radio, la ritorno allo stato normale, stacco la batteria e se la collego vedete che ha la luce verde, vuol dire che è collegata. E non solo, posso andare sul mio monitor e vedere per esempio nella telemetria che la ricevente riceve 5 volt. Se stacco vedete che non c'è più, vuol dire che la mia ricevente è già abbinata. Ma purtroppo non è finita qui con la radio, ma dobbiamo fare qualche altra cosa molto importante. La prima cosa da fare è impostare il failsafe. Andiamo nel menu modello e andiamo a impostare il failsafe. Clicchiamo sul menu failsafe, entriamo dentro e qua ci dice che adesso tutti questi canali, se la nostra ricevente perde il segnale, tutti saranno in uno stato che si chiama hold. Quindi se il nostro modello durante la sua salita avevamo il gas per esempio al massimo, perde il segnale, la nostra ricevente mantiene l'ultimo segnale ricevuto, quindi continua a salire fino a quando non finisce la batteria. Per evitare questo dobbiamo andare a configurare il nostro gas a zero quando si perde il segnale. Come facciamo a sapere quale canale dobbiamo mettere a zero? Beh, molto semplice, andiamo nel menu monitor e vediamo che il canale 3 è il nostro gas. Torniamo nel failsafe e andiamo sul canale 3 e gli diciamo al posto di hold andiamo a mettere custom e andiamo a mettere il valore personalizzato del gas. Ecco, questo valore che a zero sarebbe il 50%, più 100 praticamente è il massimo e meno 100 è lo zero del nostro stick. Andiamo a modificarlo
e lo facciamo meno 100. Possiamo anche andare meno 125, non è un problema, non cambia niente. 100-125, questa è l'escursione massima, sarebbe del servo, ma in realtà il nostro meno 100 basterebbe. Potete fare meno 105 per sicurezza. E usciamo. A questo punto dobbiamo fare l'ultima operazione sulla nostra radio ed è mappare i canali. Cosa vuol dire mappare i canali? Semplice, dobbiamo decidere quali switch ci serviranno e per che cosa e su quale canale di preciso dobbiamo metterlo. Per esempio questi qua, vedete che li muovo, sono questi quattro canali che sono i nostri stick. Utilizzerò questo switch per il cambio modalità di volo e lo metterò sul canale 5. Invece per quanto riguarda questo switch a due posizioni, lo utilizzerò per armare e disarmare i motori e lo metterò sul canale 6. Vedete che adesso non è sul canale 6 perché non si muove il canale 6. Per quanto riguarda invece il terzo switch, lo utilizzerò per attivare e disattivare il buzzer, però come potete notare è uno switch a tre posizioni, quindi sfrutterò questa cosa e farò per esempio, questa sarà la posizione neutrale, adesso vedrete come lo farò. E così attiverò il buzzer e così attiverò la modalità Air Mode, quindi sfrutterò uno switch per avere due funzioni. Utilizzerò invece questi due potenziometri sui restanti due canali e questi li utilizzerò praticamente per modificare i PID in volo. Quindi facciamo un piccolo riepilogo veloce dei canali che abbiamo deciso, vedendo anche la schermata di LibrePilot che gestisce i canali. Allora, i primi quattro canali saranno i nostri stick e saranno throttle, roll, pitch e yaw. Il quinto canale sarà questo potenziometro e sarà il nostro flight mode. Per quanto riguarda il collective non ce l'abbiamo ed è il decimo canale che non utilizzeremo perché questo riguarda gli elicotteri. Per quanto riguarda il sesto canale, che sarà questo qui, che sarà il nostro accessory 1, l'accessory 2 sarà questo switch qua che attiverà o disattiverà il buzzer e l'air mode, e gli altri restanti due, l'accessory 2 e accessory 3, saranno questi due potenziometri. Ecco, tenetevi a mente queste corrispondenze perché durante la configurazione di LibrePilot ci servirà ricordarli. Ecco, mappare i canali con una radio come questa non è una cosa molto semplice, perché bisogna entrare nell'ottica che questa radio ha anche delle funzioni che si possono assegnare agli switch, e quindi non è semplicemente assegnare uno switch a un canale, ma sarebbe assegnare uno switch a una funzione e questa funzione viene assegnata a un canale. Quindi per fare questa cosa qui andiamo su modello, andiamo sull'input, l'input decide di assegnare uno switch o una funzione a un canale ausiliario. Per quanto ci riguarda, il primo canale ausiliario abbiamo detto sarà questo switch che controllerà il modo di volo. Schiaccio questo bottone, muovo un pochino lo switch, lo riconosce e vado avanti, muovo questo switch, sarà il nostro secondo switch, vado avanti, il nostro terzo switch è questo, e abbiamo detto il quarto switch sarebbe questo qui, uno di questi, il primo, e poi andiamo avanti qua, il quinto praticamente sarà questo. Confermiamo, quindi così abbiamo assegnato i nostri switch in sequenza ai nostri canali ausiliari. Usciamo da qui e andiamo su output map. Sul canale 5 della ricevente assegneremo il canale ausiliario 1, al canale 6 ausiliario 2, al canale 7 ausiliario 3, al canale 8 ausiliario 4 e al canale 9 ausiliario 5. A questo punto, se torniamo nel nostro monitor, possiamo vedere che questo diventa il canale 5, questo il canale 6, questo il canale 7, questo è il canale 8 e questo il canale 9. Ecco, come potete notare, questo switch assegnato a due canali, il 13 e il 9, ma questo non ci interessa perché comunque noi arriviamo solamente a 10 canali. Usciamo e siamo pronti per iniziare la configurazione su LibrePilot. Per quanto riguarda altre radio molto semplici come questa qui, basta andare nel menu di impostazioni
e trovate un menu che si chiama Aux Channels. Vedete che qua per esempio il canale 5 è assegnato allo switch C, possiamo cambiare praticamente allo switch B a cambiare come vogliamo. Per quanto riguarda invece il canale 6, che questa radio ha solamente 6 canali, praticamente basta andare a cambiare anche qua, mettere lo switch che vogliamo.